Ciao a tutti, sono Claudio, vi do il benvenuto nella sesta puntata dell'audioblog di Zach e Chloe. Oggi è lunedì 20 maggio e il titolo della puntata sarà Come affrontare l'afflizione. Varie difficoltà, tra le quali influenza, tosse e anche problemi di natura personale mi hanno portato a non poter registrare lunedì scorso la puntata dell'audioblog, però grazie a Dio oggi sono qui e voglio condividere insieme a voi alcuni punti di riflessione su un tema particolarmente come dire doloroso, molto sentito da tutti quanti noi, cioè l'afflizione. Come affrontare l'afflizione, come fronteggiare quei momenti nella vita, quelle circostanze che arrivano e affliggono i nostri cuori, affliggono le nostre anime. È importante comprendere alcuni punti affinché possiamo affrontare al meglio queste circostanze che delle volte veramente sembrano come delle fiumane che si abbattono sulle nostre vite. Voglio innanzitutto leggere insieme a voi qualche verso, si trova in Seconda Corinzi capitolo 1 dal verso 3 in poi. Troverete i versi che ho appena detto nella descrizione del video. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione, poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora se siamo afflitti, cioè per la vostra consolazione e salvezza, se siamo consolati, cioè per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. È interessante questa parte della scrittura, è l'Apostolo Paolo che scrive ai Corinti. È importante perché ci fa comprendere come l'afflizione che delle volte possiamo attraversare nella nostra vita non è un'afflizione che capita per caso, non è qualcosa che, come dire, Dio si compiace, dice che bello, Dio è contento di affliggere i suoi figli. No, l'afflizione che può arrivare nella nostra vita è un'afflizione che ha comunque un senso, anche se non lo comprendiamo subito, anche se sul momento ci sembra assurdo, ci sembra doloroso affrontare talune circostanze, talune difficoltà. Ed è per questo importante stabilire un punto base, un fondamento da cui partire per riflettere su quella che è l'afflizione. Ogni afflizione ha la sua consolazione. Partiamo da questo discorso, dal fatto che qualsiasi afflizione noi stiamo attraversando ha comunque con sé una consolazione. Dio ha previsto una consolazione per quell'afflizione. Quindi anche se il dolore che attraversi è così intenso, che magari un giorno ti sembrano 10 anni, se la difficoltà che stai attraversando è una situazione che non sembra avere una via di uscita e non sai materialmente come uscire, anche se magari non hai fatto nulla di male per trovarti in circostanze che ti affliggono, sappi che per ogni afflizione Dio ha preparato una consolazione. E questa consolazione che il Signore manderà nella tua vita, presto o tardi, noi delle volte abbiamo un concetto di tempo che è chiaramente legato alle nostre esigenze, ma Dio va al di là del tempo, Dio guarda oltre il tempo, ma stai sereno, stai serena che se tu sei afflitto in questo momento e sei afflitto perché stai seguendo il Signore, perché ci sono difficoltà nella tua vita, anche problemi purtroppo di malattia o altre difficoltà che in questo momento ti fanno affliggere, ti portano afflizione, sappi che Dio ha preparato una consolazione per te e che nel tempo che Lui ha stabilito, nel tempo giusto, perfetto, esatto, Dio manderà questa consolazione. E quello che oggi ti sembra, come dire, senza senso, ti sembra assurdo, avrà un disegno ben chiaro e definito e dirai grazie Signore, perché quel tempo di afflizione mi è servito affinché io potessi imparare questa cosa e quell'altra cosa. E un altro punto importante sull'afflizione e che ci aiuta ad affrontare meglio le difficoltà che si presentano nella nostra vita è sapere che le afflizioni che attraversiamo servono anche per gli altri, ed è qualcosa di straordinario perché ci fa comprendere come l'afflizione, una difficoltà che stiamo attraversando, un dolore che stiamo attraversando,
attraversando non è fine a se stesso, ma è qualcosa che Dio utilizza affinché le nostre vite possano essere modellate, plasmate e possiamo essere di aiuto per altri che magari stanno attraversando la nostra stessa difficoltà, la nostra stessa afflizione. Quindi sapere che quello che io sto attraversando, il problema che io ho in questo momento, il dolore che sto portando nel mio cuore, presto troverà una consolazione e tutto questo alla fine Dio lo utilizzerà, lo userà affinché io possa essere strumento nelle mani sue per consolare anche gli altri. Questo è veramente straordinario, cari nel Signore, perché ci fa veramente dare un senso a tutte le difficoltà che delle volte attraversiamo, a tutti i problemi che delle volte abbiamo. Parlo di problemi seri, non parlo di sciocchezze, parlo di difficoltà serie che il cristiano si può trovare ad affrontare nella sua quotidianità. Tutto questo veramente dà un senso, perché comprendo che quello che attraverso Dio lo userà affinché altri possano essere consolati. E conosco tante testimonianze di fratelli, di sorelle che hanno attraversato difficoltà molto grandi e le hanno superate per la grazia di Dio, e poi il Signore li ha usati affinché potessero consolare anche gli altri. C'è una parte della scrittura in cui sempre l'apostolo Paolo parla della venuta di Tito, sempre in Seconda Corinzi al capitolo 7. Da quando infatti siamo arrivati in Macedonia, la nostra carne non ha avuto requie alcuna, ma siamo stati afflitti in ogni maniera, combattimenti di fuori e pure di dentro. Ma Dio, che consola gli afflitti, ci ha consolati con la venuta di Tito, e non solo con la sua venuta, ma anche con la consolazione da lui ricevuta tra di voi. Quindi vediamo come la venuta di Tito da Paolo lo ha consolato da quell'afflizione. Questo ci fa comprendere come Dio si usa anche di noi esseri umani affinché possiamo portare una parola di consolazione, una parola di esortazione, di incoraggiamento anche agli altri. Ma una parola detta da una persona che non ha mai sofferto ha un peso, ma una parola detta da una persona che ha superato una difficoltà, che ha attraversato la valle dell'ombra della morte, è una parola che sicuramente ha un peso ed ha un'efficacia veramente diversa nella vita di chi la ascolta. Per questo, alla fine di questa sesta puntata dell'audioblog di Zach e Chloe, ti voglio incoraggiare da parte del Signore ad andare avanti, a non mollare la presa, ma non gettare la spugna, ma ad andare avanti sapendo che quello che stai attraversando è qualcosa che Dio userà per la sua lode e gloria. Non so quando, non so come, ma so una cosa certa, che Dio non ci fa soffrire inutilmente, ma se permette un'afflizione nella nostra vita è per insegnarci qualcosa e affinché possiamo essere di aiuto e di sprone anche per gli altri. Che Dio ci benedica. Ti invito, se non lo hai ancora fatto, a iscriverti al canale di Zach e Chloe cliccando sul pulsante iscriviti e attivando il tasto delle notifiche, la cosiddetta campanella. A seguirci anche su Instagram, a seguirci anche su Facebook, su Telegram. Troverai tutti i riferimenti nella descrizione del video qui sotto. Che Dio ci benedica, un abbraccio, a prossimo lunedì. Spero che non ci siano altri intoppi, ma comunque ci sentiamo presto. Dio ti benedica.